Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. È un po' che non mi vedete, qualche settimana che sono assente, scomparsa, ma insomma sono stata un po' impegnata poi con l'arrivo dell'estate ed ero un po' senza idee, ragazzi, senza idee, perdonatemi, ma insomma sono anche dell'idea che bisogna fare i video quando proprio siamo ispirati, come oggi. Nelle ultime settimane ho visto un sacco di questa tipologia di video su TikTok. Sto parlando del classico video di queste ragazze che tramite i filtri di TikTok fanno scegliere appunto ai filtri di TikTok come truccarsi, quindi sceglieranno l'eyeliner, sceglieranno le labbra, sceglieranno l'eyeshadow, sceglieranno il blush e via andare, insomma così. Quindi ho detto, perché non provare a farlo anche sul canale YouTube in diretta con voi? Quindi eccomi qui per provare a fare questa pazzia, sono carichissima, ma prima di cominciare con il trucco, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se vi fa piacere e a mettere like se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, se volete, commentate, lasciatemi un commento sotto al video dicendomi se l'idea vi è piaciuta e magari se volete consigliarmi qualche tipologia di video che vi farebbe piacere vedere, io sono sempre aperta a nuove idee. Pubblicità terminata, come sempre, iniziamo con il video. Allora, il primo pallino mi sembra un po' in alto, vi dico la verità. Verrà qualcosa di agghiacciante sicuramente. L'altro pallino lo facciamo qua e qui c'è l'altro pallino. Sto usando la telecamera interna per questa cosa, quindi insomma non sono molto a mio agio. Altro pallino. No, vabbè, è in altissimo. Vabbè, pallino, pallino. Questo filtro è super famoso, lo conoscerete già tutti. Dovrebbe darti un'idea di come ti starebbero bene effettivamente le sopracciglia. Vediamo se è veramente così. Togliamo il filtro. Senza filtro, allora, a parte che ho fatto un po' un disastro, cioè ho fatto dei palloni, non dei pallini, ma proviamo ad andarli a congiungere. Io sto utilizzando la Lift and Snatch di NYX e adesso proviamo a fare qualcosa di decente. Partiamo da questa. Qua è abbastanza come lo faccio già io per i fatti miei. Dovrebbe essere ok. Mi verranno dei sopraccigliони oggi proprio. Ma come faccio a farla qua? Vabbè, intanto. No, vabbè. Aiuto! Allora, intanto uniamo questa linea. Sì, ma mi sembra assurdo. Cos'è? Cos'è? Vabbè, e uniamo questa parte per forza. No, cioè sono senza parole. Uniamo anche questa parte. Un mega sopracciglione, ma come faccio? Mi sembra un po' too much, cosa dite? Vabbè, non si sa mai. E adesso riempio, provo a dare un po' di dimensione, non lo so. Se ne avessi una un po' più scura, magari andrei a fare qualche peletti, però non ce l'ho più scura, uffa. Provo un po' ad abbondare qua sopra, do un po' più di realtà, perché insomma non è molto reale questo sopracciglione. A parte che sembra arrabbiata, così, arrabbiata, sembra. Mi sembra una grande cavolata, eh. Ve lo dico. Ah, la lascerò così. Cosa dobbiamo fare? Bello, bello, bello. Complimenti TikTok, partiamo col botto. Mi sa che qua ho sbagliato qualcosa, ragazzi, cioè. Sta diventando una situazione particolarmente strana. Ma noi andiamo avanti. Mamma mia. Non so se il filtro si è sbagliato con la mia faccia o madrenatura con la posizione delle mie sopracciglia, cioè io più di così non posso fare. Se avessi avuto, e lo vorrei tanto in questo momento, un altro eyeliner per sopracciglia più scuro sarebbe stato più naturale. Sarei riuscita a riempire meglio questo sopracciglione volante. Però vi dico, cioè è un bel sopracciglione gigante, è enorme, però sono anche tutta struccata, quindi adesso daremo l'ultimo parere con il trucco finito, però per il momento, cioè, bocciato. Poi se alzo un sopracciglio qua, very disappointed. Ora ragazzi andiamo con il filtro per l'eyeshadow. Non ho trovato un vero filtro per la palpebra, ma utilizzeremo, come fanno le ragazze su TikTok, un filtro che in teoria dovrebbe scegliere il colore dei capelli, ma noi con quel colore andremo poi a colorare la palpebra. Vediamo cosa ci dice il destino. No, blonde hair no.
pink, un bel pink. Poco pazzo, ma va bene. Partiamo, vado a prendere il mio rosa e lo stendo su tutta la palpebra, così molto random, è un rosa molto tenue, quindi insomma lo usiamo un po' come base, così, giusto per. Ok, e la palpebra rosa, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E andiamo adesso a sfumare un po' di questo qua, ma qualcosa di molto easy, non voglio esagerare. Sfumiamo. Già il sopracciglio è un po' più naturale, con un po' di ombretto che rende il look un po' più dramatic, perché solo il sopracciglio così bam era un po' tanto. Non esagero con il look dell'occhio, soprattutto perché adesso andremo a tracciare un eyeliner, quindi voglio che si veda bene. Vado a metterne un po' anche qua sotto, che non fa mai male. Ok, rosa con rosa, tutto rosa, il tripudio del rosa, però non mi dispiace. Faccio l'altro occhio, poi passiamo all'eyeliner. Sono un po' terrorizzata, vediamo cosa salta fuori. Ma cos'è, un panda terribile? No. Vabbè, buona la prima, ragazzi. Ovviamente abbiamo beccato l'eyeliner più sfigato e più brutto, cioè sono un po' triste, però nel senso, buona la prima, TV verità, facciamo sta roba. Allora, come sapete non parlo con l'eyeliner, proprio no comment, perché sono troppo concentrata. Adesso traccio un po' la, diciamo, la linea guida, poi la ripasso perché non lo so, già vedo che non è uguale all'immagine. Ripassiamo. Sapete qual è il mio problema con l'eyeliner? Che io ho una piega dell'occhio particolarmente pronunciata. Quindi quando arrivo lì con l'eyeliner non riesco mai a fare una cosa fatta bene. Vi guardo un po' così, da sotto. Ci metteremo 10 anni, sicuro proprio. Spoiler. 10 years later. Questo è il risultato di un eyeliner, ragazzi. L'altro lo farò in separata sede, perché già ci abbiamo messo 8 anni a fare questa cosa. Però vi dico la verità, sono abbastanza soddisfatta. Non male, non male. Adesso passiamo al blush con un altro filtro e vediamo un po' cosa salta fuori, cosa ci dice. Vediamo questi blush. Ma che bello! Eccoci qua pronti con il blush. Vi devo dire, sono troppo soddisfatta di questo blush. Finalmente una gioia, visto le sopracciglia, l'eyeliner. Ma vi dico la verità, questo look un po' anni 60 mi fa impazzire, mi piace tantissimo. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a fare questo bellissimo blush che mi piace tantissimo. Andrò ad utilizzare lo stesso ombretto che ho usato per gli occhi, così lasciamo un po' più tutto uniforme. Io ho pensato di ritagliare un cuoricino, di appiccicarlo. Li andiamo ad applicare uno qua, sì. È una cosa molto fatta in casa, ragazzi, fatti in casa con l'ilarione. Bisogna sapersi anche arrangiare. Avevo pensato di togliere con un cotton fioc la forma del cuore dopo aver messo il blush, però ho detto, beh, perché no, rendiamoci la vita più facile. Vado, io mi prolungo anche un po' sulla tempia, questa anarchia me la potete concedere. Bello, bello importante, questo blush, però non mi dispiace, come sapete io adoro i blush prepotenti. Sembra un po' un trucco kawaii, un po' così, un po' manga. Sì, è rimasto. Adoro. Bello, bello, ragazzi. Bello, bello. Alla fine vi devo dire, questo trucco non mi sta dispiacendo. Non mi sta dispiacendo. Vediamo di che colore faremo le labbra e poi potrò dire se sono soddisfatta o non soddisfatta. State qua per il gran finale, perché ho intenzione di aggiungere qualcosa che vi ho fatto vedere di recente. Vediamo se indovinate. Così normale. Uffa! A parte, cos'è questo filtro qua in faccia? Un po' deludente, vi dico la verità, questo colore normale delle labbra, però direi che è un trucco abbastanza pazzo, quindi alla fine va bene quello di colore e ho scelto di usare Cash Flow di NYX. Andiamo, non mi si toglierà mai più questo, quindi lo farò solo per voi, ragazzi, solo per voi. In realtà ne ho uno anche di NYX, di quel colore lì.
Cioè, sempre di NYX, però è un'altra tinta. Sì, userò quella lì perché questa qua mi spaventa a morte, ragazzi. Io userò anche una matita per contornare le labbra. Sì, per contornare le labbra di questo color labbra alla fine. Vado a usare questo, color Cannes, super super famoso. Vi dico, questo trucco, sono un misto tra un pagliaccio, donna anni 60 e kawaii manga, queste robe qua. Non mi dispiace, pensavo venisse fuori una gran cavolata. Le sopracciglia, vi dico la verità, perdono importanza in mezzo a tutto questo ben di Dio. Quindi non mi turbano più di tanto, ormai mi sono quasi abituata praticamente, però aver le sopracciglia nelle tempie, non lo so. Non uscirei così assolutamente, però... non è troppo disturbante. Gli do un 6 su 10. Il trucco occhi pensavo fosse un meno 2 su 10. In realtà l'effetto finale non mi dispiace per niente, ma proprio per niente. Un po' anni 60. Poi questo blu e rosa insieme, secondo me ci sta. Gli do un 7,5 su 10. Blush mi fa volare via. Gli do un 8 su 10. Perché comunque con questo trucco pazzo e il blush chiaramente è tanta roba. Se invece si fa magari un trucco semplice, un blush così, viene un trucco super carino, secondo me, quindi 8 su 10 se lo merita. Labbra normali, che devo dire? Ecco, il risultato finale con anche le ciglia finte. Come vedete hanno le punte blu, non so se si nota. Sono veramente dramatic, queste sono le più lunghe che secondo me erano nel set, però secondo me ci stavano benissimo. Queste qui blu con l'eyeliner blu, il resto rosa, perché sennò c'era decisamente troppo rosa. Vi dico, per una serata particolare questo trucco mi piace tantissimo, cioè sono super soddisfatta alla fine, pensavo venisse fuori veramente qualcosa di indecente. In realtà mi sono divertita molto a fare questo video e il risultato finale non mi dispiace neanche troppo, quindi dai, è andata bene tutto sommato. Con questo io vi dico che il video è arrivato al suo termine. Io sono super soddisfatta, sono stata molto felice di fare questo tipo di video. Ditemi se questi tipi di video vi piacciono e se posso continuare a pubblicarli. Grazie per chi è rimasto fino alla fine del video e per vedere la sorpresa delle ciglia finte. Io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, vi mando un bacio e ciao!